Salve spettatori di Nano TV, di nuovo con l'onorevole Rutelli. Noi facciamo la battuta l'altra volta sulle frecce tricolori e Berlusconi sui rifiuti. Lei è tornato qui dopo 2 settimane, casoria piena di rifiuti. Sì, mi sono fatto da un passaggio alle frecce tricolori per venire qua, ma non avevano i rastrelli per portare via. Allora, quanto è importante questo ballottaggio qui a Casoria per l'Avi, che schiera in campo proprio un proprio candidato come sindaco? Beh, oggi non contano i partiti, oggi veramente contano le persone, e sono contento che ci sia stata qui la presenza di esponenti che vengono dalla destra, come Diodato, insieme con Di Pietro, e tutti a dire le stesse cose, con gli esponenti del PD, tutti a dire le stesse cose. Una sperimentazione diversa. Ci vuole una persona per bene. Casoria è una città che ha bisogno di una persona per bene e di qualcuno che governi nell'interesse di questa città e non da fuori. A Napoli, secondo lei, dei Magistris sono etieri? Secondo me vince dei Magistris, perché anche una vicenda come quest'ultima terribile del turista americano che è stato colpito e poi oggi è morto fa riflettere su una sete di legalità. Io mi auguro che De Magistris la interpreti, tutti abbiamo per carità degli interrogativi, ma non ho dubbi su dove debba cadere la bilancia. Ecco, onestamente questa è una lezione in cui sia la Moratti sia Lettieri pagheranno per la loro vicinanza con Berlusconi. Benissimo, la ringraziamo, purtroppo siamo all'aperto, qui c'è tutta la festa per capo.